Buongiorno, ho sbagliato l'hashtag, già cominciamo bene e spero che non vi stiate addormentando, comunque l'orario è quel che è. Intanto mi presento, ho capito perché mi hanno invitato ed è per consolare quelli che non vincono oggi. Quindi insomma anche un'altra cosa che sto facendo tante talk in giro per il mondo. E ogni volta io dico, ma perché mi invitate? Io non sono... E ho capito, dopo una talk, credo a Cambridge, una ragazza viene da me e dice, sai, tutti gli altri speaker erano tutti così, you know, puliti, bravi, competenti, erano bravissimi, inavvicinabili, pensando, noi non diventeremo mai come loro. Però tu eri diverso. Cioè, dico, complimento? Insomma, quindi, vabbè, mi va bene, posso fare quel ruolo lì, di quello informale, vabbè, va bene, va bene. Sono a mio agio. Intanto mi devo scusare di due cose. Una, dell'italiano. Io ho vissuto negli Stati Uniti fino a poco tempo fa, non uso un congiuntivo dall'ultimo secolo. Se faccio fatica vuol dire che sto pensando in inglese e traduco in italiano. A casa mia moglie è americana, quindi parliamo inglese più che l'italiano. La seconda ragione per cui mi scuso è che parlerò soprattutto di robe della mia azienda, cosa che non mi piace fare, preferisco se ne parla bene qualcun altro, ovviamente. Però è più o meno tutto quello che so, quello che vivo tutti i giorni, poi mi hanno invitato per questo, quindi scusate, non ho niente da vendere, non, cioè. Però, allora, intanto inquadriamo in che tribù vivo. È un po' una tribù che qua, non so se è quella stessa vostra. Io non voglio fare Facebook, non voglio fare Twitter, non voglio fare niente di grande, anzi, ammiro moltissimo i ragazzi che sono venuti qui a oggi, perché io sono partito da solo, perché avevo paura di andare a chiedere soldi, cioè dico no, faccio una cosa piccola così me la faccio io con i miei risparmi, non devo andare su nessun palco a chiedere niente a nessuno. Non so come avete fatto oggi, complimenti. Quindi io sono un'aziendina piccola, non sono una startup, perché startup vuol dire che cresce 100 volte, per me quello sarebbe un orrore per quanto mi riguarda, per il mio stile di vita, tanto di cappello. Sono una specie di ristorantino, capito? Gestione familiare, siamo in pochi, però facciamo bene, abbiamo clienti, l'idea è di durare generazioni, quindi tutta un'altra roba, però voglio dire, vi voglio far vedere che è una bella vita lo stesso. E l'applicazione la conoscete, si chiama Mockups, chi è che la conosce? Ok, non tanti, bene, ve la faccio vedere velocissimamente, se vi interessa bene, se no no. La cosa che vi voglio far vedere è che l'applicazione è questa. Dici non c'è niente, in effetti non c'è niente. E allora, di default è così, ma lo scopo è di... È ovvio, cioè è molto difficile fare un'applicazione in cui non c'è niente ed è comunque utile. Ci ho lavorato parecchio. Comunque l'idea è che ti do tutti questi pezzi di interfaccia che sono disegnati a mano da mia moglie. E li metti insieme per creare siti web, applicazioni, software, robe per l'iPhone, eccetera, eccetera. In sostanza, l'idea è un programma di grafica, però non ti fa neanche disegnare, puoi solo assemblare dei pezzi, e poi il risultato è un'immagine che non è codice, cioè è un'immagine e basta, ed è anche brutta, capito? Però è fatta apposta perché l'idea è di avere feedback, e quindi... Deve sembrare un'immagine che hai fatto su carta e penna, perché se la fai troppo polished, troppo insomma vicina al risultato finale, la gente dice, beh, allora è finito, invece no, è un'immagine. Quindi l'idea è quella che l'ho fatta apposta, comunque un programmino di grafica minuscolo, adesso ve lo racconto come l'ho fatto, ma non è tutta sta roba, non è certo Twitter. Allora, la mia storia 2001, io sono di Bologna, sono arrivato nel 2001 all'Università di Bologna. Subito dopo la laurea sono andato agli Stati Uniti, Silicon Valley, cerca di fortuna, dicendo ai miei, guardate, vado 5 anni, imparo tutto e poi torno e mi faccio un'aziendina, insomma, e metto a frutto queste lezioni. Cosa che era una balla fuori misura, io non ci credevo io assolutamente, perché appena neolaureato non sapevo niente. L'idea era di andare, stare, lavorare per una grande compagnia, fare carriera all'interno, io contentissimo. Però insomma un modo per farmi lasciare andare era di dirgli questa cosa che guarda 5 anni e torno.
Alla fine poi in realtà sono stato 6 anni e mezzo, poi sono tornato, roba da matti. E comunque niente, 2001 vado là, vado a lavorare a Macromedia, che era la mia azienda. E lì ho lavorato prima come software testing a San Francisco sempre. Poi Macromedia è stata comprata da Adobe, ogni anno cambiavo lavoro, prima, poi programmatore, senior programmer, bla bla bla, lead, non so, insomma ogni anno cambiavo più o meno titolo e boss, eccetera. Comunque ho imparato come un matto, ho imparato tantissimo, 6 anni devo dire. Poi alla fine nel 2007, animazione che qui non c'è perché siamo in PDF, queste si allineano, perché è successa tutta sta roba e nel giro di un mese sono successe queste cose. Allora, il mio capo si è licenziato, è andato a fare una startup tutta sua e quindi ho avuto l'opportunità di prendere il suo lavoro. E quindi avevo gente sotto di me, che era la prima volta ed era un po' una delle ultime cose che volevo imparare prima di sentirmi pronto a mollare. Non che volessi mollare a sto punto, però mi è venuta questa idea per mock-ups, era una cosa che ci serviva e non l'ho trovata. Dico, ma io questo lo so fare anche da solo. E quasi quasi me lo faccio. Poi ho pensato, poi cosa è successo? Il nostro padrone di casa in America ha detto, o vi comprate questo robo grande così dove vivete per $1 milione, o ve ne dovete andare fra un anno. Quindi mi ha detto, ciao. Poi mi telefona mia madre dall'Italia, sai c'è la casa, io ho traslocato, non so se vuoi venire. Poi abbiamo fatto un figlio con mia moglie, aveva a questo punto 2 anni neanche, e quindi l'idea un po' di venire a vivere in Italia, fare una prova di un anno o due, c'era sempre stata. Quindi abbiamo detto andiamo adesso, così se non va bene torniamo, e lui è ancora piccolo, non è un trauma che è la fine del mondo. E poi cos'altro è successo? Insomma, una serie di cose, tutte contemporaneamente, che mi ha fatto capire. Ah sì, no, al lavoro era un momento in cui insegnavo più di quanto stavo imparando. E ogni volta che questo succede, a me vuol dire che è ora di cambiare aria. E quindi tutte queste cose, tutte insieme, mi ha detto, buona, come si dice a San Francisco. Abbiamo detto, andiamo in Italia. No, vabbè, vabbè. Abbiamo detto, se dobbiamo traslocare, tanto vale che andiamo in Italia. Aveva senso, non ci potevamo permettere io di fare una startup, non mi potevo permettere di fare una startup pagando l'affitto che pagava San Francisco. Quindi abbiamo detto, fra sette mesi, otto mesi, andiamo a vivere in Italia. Ok, allora ho cominciato a togliere tutti i soldi dai risparmi, perché lì in America puoi scegliere se mettere i soldi per la pensione o no, no? Messo tutto in banca, più possibile tutto in banca. Ho venduto tutte le azioni di Adobe che avevo, che quella mi è andata bene, anche come momento mi è andata bene. E, insomma, mi sono messo a risparmiare, e poi mi sono messo a lavorare la sera. Quindi qui siamo settembre 2007, qui vedete solo i miei capelli, che vuol dire solo un 10% di me che lavorava, perché lavoravo di giorno ad Adobe, e la sera mi mettevo lì dalle 8 a mezzanotte, tutte le sere, anche se ero fritto, però è incredibile, anche un po' alla volta, se fai tutte le sere, insomma, mettevo a letto il bimbo e poi andavamo, mi mettevo a lavorare, secondo lavoro, per mesi, lavoravo anche la domenica, avevo questo patto con mia moglie che la domenica potevo lavorare fino a mezzogiorno. Da quando mi svegliavo a mezzogiorno, quindi mettevo la sveglia alle 5, andavo lì fuori ad aspettare che il caffè aprisse, fino a mezzogiorno. E quindi mesi, perché volevo avere qualcosa di pronto per quando saremmo venuti in Italia. Scusate i congiuntivi. E poi ad aprile ho dato le dimissioni, dicendo ragazzi me ne vado, fra un po', sono stato ancora un mese, a maggio 2008 siamo venuti in Italia, ancora un mese, poi a giugno, il 19 giugno, 15 giugno, ultimo giorno da Adobe, 19 giugno, launch. Launch, per modo di dire, non mi si fila nessuno, era uno qualunque. Però invece alla fine, già dopo un mese, boom, esploso, $12,000 di vendite già dal primo mese. Già recuperato tutti i costi, io ero profitable in 3 settimane. Insomma, è andata bene. Aspetta. Sei roba da matti, ma aspetta che vedi il resto.